Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio al microfono e da tutti noi di Radio Speranza in blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne. Bentrovati sugli 87,6 MHz e su www.radiosperanzapescara.it. Siamo anche su Facebook, dove ci potete cercare digitando Radio Speranza. Oggi parliamo del pianeta Terra, della sua protezione e di un'iniziativa, l'Earth Day, cioè la giornata mondiale della Terra, che appunto serve proprio a sensibilizzare su questo tema. WWF Abruzzo, Italia Nostra, Mare Vivo, Eco Istituto, Pescara Bici, Conalpa, Pro Natura Abruzzo e Runners Pescara hanno infatti promosso una serie di iniziative per il 22 aprile, ossia un mese e 2 giorni dopo l'equinozio d'estate, una data scelta dalle Nazioni Unite per celebrare questa ricorrenza concepita come occasione per risvegliare la coscienza ambientale. E davvero è stato molto ricco dall'alba al tramonto il programma organizzato a Pescara, un programma in cui è previsto di toccare alcuni luoghi simbolo del rapporto tra uomo e ambiente, dalle sorgenti del fiume Pescara, seguendo il corso d'acqua, fino al mare. E poi la Pineta d'Annunziano e l'area di risulta. La partenza del programma è stata la mattina presto, alle 6, sulla spiaggia nell'area Madonnina, con lo spettacolo teatrale O Thiassos, Teatro Natura, dal titolo Miti d'acqua, dalle metamorfosi d'Ovidio, con Sista Bramini e con l'accompagnamento alla viola di Camilla Dell'Agnola. La O Thiassos, Teatro Natura realizza dall'88 spettacoli e laboratori in parchi e riserve naturali, nei quali teatro, esperienza percettiva del paesaggio, poesia e contemplazione si incontrano. Poi alle 8, dal ponte del mare lato Madonnina, è partito un giro in bicicletta, sui pattini oppure di corsa, con tappe in alcuni luoghi simbolo, dove artisti e comitati di cittadini si sono soffermati su questioni naturali e ambientali. La prima fermata è stata quella della riserva naturale della Pineta d'Annunziana, di fianco al Teatro Flaiano, con l'intervento musicale dei Four Elements, ad opera di Pino Petraccia e di Geoff Warren. Sempre nella riserva naturale regionale della Pineta d'Annunziana, dal lato di Via Scarfoglio, il secondo appuntamento, cioè l'intervento teatrale per i bambini con i racconti intorno all'albero a cura di La Gallina Camminante, al termine del quale si è ripartiti verso l'area di risulta della stazione. Qui la città attende la nascita di un grande parco centrale, almeno questo chiedono gli ambientalisti, e nei pressi della locomotiva c'è stato l'intervento musicale Abruzzo in Love con Gabriele Pallini e i Disoccupati Innamorati. E proprio Gabriele Pallini noi lo abbiamo intervistato e quindi vi proponiamo questa intervista. Ascoltiamo. A Radio Speranza siamo con Gabriele Pallini. Allora, come la musica racconta questa nostra terra d'Abruzzo? Ma la nostra musica descrive i luoghi più suggestivi dell'Abruzzo, dal mare alla montagna, alla collina. È stata un'ispirazione facendo per lavoro, ando per la nostra splendida regione. Mi è venuta l'ispirazione mentre lavoravo canticchiavo. Poi ho incontrato Osvaldo Bianchi, noto musicista, e ci abbiamo lavorato su per il tempo che poteva avere, insomma, oggi presentiamo questa performance, speriamo che piaccia. È un Abruzzo da riscoprire, soprattutto per gli abruzzesi? Ma secondo me Abruzzo da valorizzare, c'ha delle potenzialità enormi, forse non sfruttate ancora bene, anche secondo me, non lo so, o ci temono, non ci valorizzano. Qui praticamente c'è il Trentino, c'è la Val d'Aosta, c'è la Romagna, c'è la Liguria, c'è la Toscana.
c'è il meridione, siamo un po'. È l'Italia in una regione. Infatti una canzone nel cuore dell'Italia descrive appunto le varie regioni d'Italia in Abruzzo. Volendo dare magari un consiglio di luoghi da visitare in Abruzzo, qual è il primo che ne verrebbe in mente? Ma guarda, i luoghi da visitare in Abruzzo sono tantissimo, dall'Alto Sangro, il Gran Sasso, la Costa dei Trabocchi, che ti devo dire, la zona intorno all'Aquila, la zona dei Castelli, l'altopiano dello Zafferano in fiore, insomma, cioè, è una regione che ogni mese è uno spettacolo in ogni angolo. Ed è anche una regione che ha la sua musica molto, come dire, in grado di raccontare proprio l'Abruzzo. Beh, diciamo che noi ci stiamo puntando. Per quanto riguarda quello che ho ascoltato, magari dovrebbero farlo più in italiano, magari con meno folklore, più. Cioè, noi vogliamo raccontare l'Abruzzo all'Italia. Cioè, e vogliamo farci capire, insomma. Per quanto mi riguarda, quello che ho ascoltato è molto campanilistico. Nel senso che magari se uno lo fa a Teramo rimane sul Teramo, sul dialetto di Teramo, sugli usi, costumi di Teramo, se lo fa all'Aquila. Quindi è come se si forma un campanilismo all'interno della regione. Noi invece vogliamo descriverlo tutto, cioè vogliamo descrivere tutta la regione. Noi partiamo dalla costa che va da Pescara fino al confine con le Marche, la costa dei Trabocchi fino a Vasto, l'Alto Sangro a Castel di Sangro, parliamo dell'Aquilano, parliamo delle colline, quindi cioè, stiamo elaborando altri pezzi e praticamente parliamo di tutta la regione, cioè non parliamo di Pescara per esempio, non è che parliamo anche di Pescara, parliamo del Teramano, del Chietino, del Vibradiano, poi magari se ascolta i nostri pezzi si renderà conto che, scusa l'emozione, si renderà conto che ascolterà quello che sto dicendo, insomma. E allora grazie e non resta che augurare a tutti buon ascolto e buon Abruzzo in Love a tutti. Abruzzo in Love è il titolo del disco, insomma, che stiamo facendo. Grazie. Grazie anche a voi. Ma gli eventi di questo Earth Day, di questa giornata della Terra a Pescara, hanno riguardato anche il pomeriggio. Alle 16.30 nella riserva naturale regionale Sorgenti del Pescara è stata toccata dal vivo l'acqua che la generosa natura della Terra regala all'uomo. Dopo un saluto augurale da parte dell'assessore all'ambiente del Comune di Popoli, Giovanni Diamante, è partita la staffetta per l'acqua che grazie ad un gruppo di podisti viene portata a Pescara con arrivo alle 19.30 nei pressi del Ponte d'Annunzio per una cerimonia collettiva con i ragazzi delle scuole del progetto Science Hunter 18 a Pescara. Poi alle 21 nello spazio Matta l'evento conclusivo, il reading Borracce di poesia di Alessandro Ricci e Terra d'Artisti, performance a basso impatto energetico con attori, danzatori, artisti, visivi e musicisti a cura del gruppo Atena Art Lab e del Deposito dei Segni. E con queste notizie noi ci salutiamo da Massimiliano Spiriticchio al microfono e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, in onda sugli 87 e 6 MHz e su www.radiosperanzapescara.it, ma presente anche su Facebook, dove ci potete cercare digitando Radio Speranza. Grazie per essere stati con noi e a risentirci.